Ascolta. A lei la parola, deputata Ciaburro. Grazie Presidente. Con questo intervento volevo limitarmi a segnalare al Ministro dello Sviluppo Economico, Patuanelli, e al Presidente del Consiglio Conte che ad oggi il super ecobonus 110% istituito con il decreto rilancio e spacciato come volano del rilancio dell'edilizia è ancora fermo, anzi fermo più che mai, e rischia di diventare l'incubo e non la speranza per un comparto che necessita disperatamente di ripartire. Anche considerati i tempi proposti, i quali, senza almeno una proroga fino al 31 dicembre 2023, sono destinati a non far partire i lavori in tutto il Paese, ed in particolar modo nelle aree interne, le alte terre, che hanno tempi di realizzazione evidentemente più limitati rispetto al resto del Paese. Quindi, magari tante persone interessate non possono sfruttare questo strumento. Ho ricevuto in tal senso numerosissime segnalazioni dai nostri cittadini che hanno evidenziato la grande ingiustizia dovuta all'esclusione dal superbonus per i lavori sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario o in comproprietà. Penso ad esempio ai signori Carlo e Davide che hanno ricevuto in eredità dai propri genitori una palazzina con due appartamenti, o ancora al signor Mario, il quale si trova ad aver anch'egli ereditato una palazzina con due appartamenti dove vive la sua famiglia e non dispongono della liquidità per sostenere i lavori e per di più sono esclusi da questa misura. Questi signori sono per caso dei cittadini di serie B rispetto a quelli che invece possono in analoghe condizioni sostenere i lavori o accedere a questa misura? Sono figli di un Dio minore? Sul tema ho già presentato un'interrogazione a cui però, per qualche arcana ragione, non è stata data alcuna risposta. Come noto, infatti, il decreto rilancio nel suo articolato non esclude la possibilità di effettuare lavori di questo tipo, ma la circolare attuativa del superbonus 110 dell'Agenzia delle Entrate sì, andando a tagliare fuori da questo bonus un'enorme platea di soggetti di famiglie che vivono in edifici plurifamiliari tipici degli anni 60, 70 e 80. Come se non bastasse notizia di questi giorni, anche la Corte dei Conti ha evidenziato l'eccessiva burocraticità dello strumento, esortando il Ministero dello Sviluppo Economico ad emanare una normativa di dettaglio intellegibile e facilmente applicabile per tutti i cittadini, in una sola parola, comprensibile. Ma è possibile che ad oggi Deve ancora l'intero concludere. settore, sì, sto concludendo, debba restare fermo ed intere famiglie debbano essere tenute fuori da un beneficio che dovrebbe rilanciare il Paese e che invece lo sta incatenando? In tal senso sono molto soddisfatta che il ministro Patuanelli Concluda, abbia dichiarato nel grazie. corso dell'assemblea di Confindustria l'intenzione di creare un testo unico dedicato al superbonus 110. Il mio Grazie. auspicio è che questo testo recepisca tutte le legittime necessità dei Ha cittadini chiesto di italiani. parlare il Grazie. deputato Paolo Formentini.